Sono ancora io, Marlon, e oggi vi proporrò tre semplicissimi trucchi. Cioè, un attimo, scusate che metto la luce apposta. Come avevo detto, tre semplicissimi trucchi. Banconote, monete e con carte. Trucchi che imparerete velocissimo. Che potete fare anche oggi perché non sono difficili. Prima vi faccio il trucco e poi cominciamo. Allora, abbiamo una banconota, come potete vedere. Banconota, la pieghiamo e facciamo comparire 2 euro. Bene, adesso vi spiego prima. Sembra molto semplice, ma è davvero bello quando lo si fa uno spettatore. Bene, prima di tutto dovete dare la banconota. Se la chiedete al pubblico, meglio la banconota. Mostrate la banconota con una moneta in mano, destra o sinistra, vedete voi come siete. Moneta in mano, in questo modo, cercate di impugnarla come volete, come vi è, ma basta che non tenete le mani chiuse perché si vede, insomma. Mostrate la banconota. Quando lo spettatore vi restituisce la banconota, appoggiate la banconota sopra in questo modo. Aspetta che vi mostro da un'altra posizione. Allora, ragazzi, lo spettatore vi restituisce la banconota. Fate finta che lo spettatore è davanti. Voi avete la moneta in mano, che lo spettatore non ha visto. Quando prendete la banconota, appoggiate la banconota sopra, tenete ferma la moneta con qualsiasi dito, quello che vi piace di più, girate la banconota. E qua arriva la parte in cui lo spettatore si rende conto che non c'è niente. Dovete fare così e mentre lo fate, scambiare. Guardate la posizione. La moneta da un lato all'altro. Sempre guardando lo spettatore. Cercate di non guardare la banconota e la moneta perché lo spettatore se pensa che c'è qualcosa dietro. Ricordatevi sempre di parlare. Molto importante parlare con lo spettatore mentre si fa il trucco. Una volta che avete fatto, mostrate allo spettatore, guarda, non abbiamo niente, la banconota è una banconota normale. Chiudete piano, sempre tenendo la moneta, chiudete senza farlo troppo, senza appoggiare troppo le dita perché il segno della moneta rimane, allora si vede. Cercate di farlo un po' più grosso in modo che non si veda niente. Semplicemente chiudete e fate così e compare la moneta. Questo era il primo trucco. Il secondo trucco con la banconota è il seguente. Lo stesso, banconota nella mano. Mostrate la banconota allo spettatore. Lo spettatore restituisce la banconota. Mettete sempre la moneta sotto la banconota, ma in questo caso non in mezzo. La metterete qua, in un angoletto, sopra, sotto, come volete. Piegate la banconota in questo modo, cercate di piegarla in questo modo, e dite, guarda cosa faccio adesso. Semplicemente la banconota rimane, scusate se non viene fuori bene, la banconota rimane in questo modo e sembra che c'è l'equilibrio, sembra che c'è un filo, voi fate così e non c'è nessun filo. Ma la banconota è qua, cercate di chiudere bene la banconota, se è una banconota più larga meglio perché potete addirittura piegare il tutto. Bene ragazzi, questo era il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, seguitemi su Instagram e Facebook, ci sono i link in descrizione.